Onorevole Scajola, da Imperia lancia un po', come si può dire, la candidatura di Parisi come leader del centrodestra, quindi Imperia è con lui. Ma io faccio un ragionamento più complesso. Dobbiamo unire i moderati di questo paese su una proposta, su un programma, su un progetto. Parisi lo sta facendo su incarico di Berlusconi, portiamolo avanti, aiutiamolo in questo percorso. Dobbiamo recuperare 10 milioni di voti persi e credo che con un progetto e aprendo le porte a nuove persone e a mettere insieme novità ed esperienze riusciremo in questo obiettivo. Poi si parlerà di alleanze, cercando di individuare una proposta di governo che metta insieme punti comuni. Ad esempio, giusto per far fuori arginare il Movimento 5 Stelle e il PD, quale potrebbe essere un'alleanza fattibile in questo momento? Guardi, noi abbiamo bisogno di fare cogliere che i populismi portano alle tragedie della storia. I populismi hanno portato alla rivoluzione russa, i populismi hanno portato al fascismo, al nazismo, i populismi portano ai regimi. Abbiamo bisogno noi di far ragionare le persone e di individuare proposizioni, progetti, programmi per recuperare consenso alla politica, parlando delle cose, per ridare lavoro e prospettive di crescita a questo paese. Poi si potranno individuare le alleanze e nell'ambito del centrodestra dobbiamo prima far crescere il centro per fare un centrodestra, non un destra-centro. Senta, diciamo, su Imperi invece lei auspica anche lì una unione dei moderati contro i populisti. Con chi? Per esempio con il Partito Democratico o con parte del Partito Democratico? No, mi riferisco ad un tema molto più grave che è quello locale di Imperia. È una città allo sfascio, dove questa amministrazione ha perso i pezzi poco alla volta. Il sindaco si trova a gestire un compito ingrato, che è quello di una maggioranza che si sfalda e che vuole scaricare tutte le responsabilità su di lui. Sono invece responsabilità di una coalizione che non aveva un programma condiviso. C'è necessità, quando questa amministrazione terminerà, di costruire un'amministrazione per salvare Imperia, perché la situazione è drammatica. E per costruire una coalizione vincente bisogna aprire alla gente del fare in questa città. Non mi interessano gli schemi, mi interessa mettere insieme una coalizione di persone di valore, le migliori eccellenze della città, per riuscire a raddrizzare un percorso di declino di Imperia. Ultima domanda, secondo il suo modo di vedere l'amministrazione Capace andrà avanti per la fine del 2018? Beh, io non l'ho seguita con particolare interesse, mi pare di capire che stia in piedi con il voto di un grillino che ha perso tutto il suo consenso, che un giorno e l'altro ci sono scontri tra il sindaco, il vice sindaco, gli assessori. Mi pare che il panorama che si offre alla città è un panorama sicuramente negativo, quindi non credo che possa avere ancora molto spazio. Una domanda, scusi, che volevo fare, cosa aveva detto di Grillo che non è capace neppure a fare il comico? Ma io oggi ho provato a vedere Grillo e a seguirlo nel suo intervento a Palermo. Ecco, francamente non gli affiderei i destini di governo del nostro paese, perché mi pare di cogliere che ci sia veramente populismo, estremismo, ma non ci sia nulla di capacità di governo. Ecco, un'ultima domanda, scusi. Lei sul finale del discorso ha fatto riferimento a quattro assenti eccellenti. Si riferiva per caso a Marco, suo nipote Marco, la cui assenza è stata notata da molti oggi? Ma credo che Marco, che non l'ho visto, fosse a Savona perché c'era la visita del Presidente della Repubblica. Il numero che ho indicato dei quattro sono una riserva che mi tengo dentro, se lei mi consente.